Allora proseguiamo con altri due interventi che presentano i risultati temporanei, preliminari, come si dovrebbe dire in questi casi, dei due assegni di ricerca finanziati sempre da Just Women IM, in questo caso a due progetti del Politecnico di Torino, in modo del tutto simmetrico a quanto abbiamo sentito e fatto prima per l'università. Quindi vi lascio, gestite la cosa, era solo per dare anche a voi questo micro cappello di coerenza con i quattro assegni. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Allora, noi siamo Roberta Bardini, Lorenzo Martini, Leonardo Gianantonio. E siamo parte del gruppo SMILIS del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino. Allora, SMILIS sta per Resilient Computer Architectures and Life Sciences, quindi già dal nome potete capire che nel nostro gruppo lavoriamo su argomenti eterogenei e il gruppo ha un obiettivo molto multidisciplinare, infatti pensiamo che la contaminazione tra domini scientifici diversi sia proprio il cuore, il motore dell'innovazione, e applichiamo questo paradigma tutti i giorni nella nostra attività di ricerca. In particolare il gruppo ha due macro temi che sono le architetture informatiche resilienti, quindi sia affidabili che sicure, applicate a infrastrutture critiche per la sicurezza, e le scienze della vita, e in particolare approcci bioinformatici e di biologia computazionale allo studio della complessità biologica. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi oggi. Infatti, concentrandoci sul concetto di eterogeneità cellulare, andremo a presentare gli approcci bioinformatici di biologia computazionale che svolgiamo presso SMILIS. Queste attività che vi andiamo a presentare sono supportate dall'assegno finanziato da Just the Woman I Am. E, quindi, cosa vuol dire eterogeneità cellulare? Vuol dire che in un gruppo di cellule possono esserci diversi profili, diverse identità e stati che contribuiscono a far sì che ciascuna delle cellule risponda in modo diverso allo stesso stimolo. Questo tipo di fenomeno può essere studiato sia partendo dal sistema biologico e dai dati generati da esso, analizzando la complessità con approcci di bioinformatica, sia ottimizzando la fabbricazione di modelli in vitro dell'eterogeneità cellulare che facilitino poi la ricerca di base farmacologica per dare nuovi strumenti terapeutici e avanzare la ricerca in questo senso. Quindi noi ci concentreremo oggi su questi due aspetti e in particolare Lorenzo vi parlerà del primo e Leonardo del secondo. Quindi lascio subito la parola a Lorenzo che vi parla di analisi single cell multimodale dell'eterogeneità cellulare. Grazie, sono Lorenzo Martini, come ha detto Roberta, e mi occupo appunto di studiare l'eterogeneità cellulare. Ma cosa vuol dire? Beh, prima di tutto bisogna, per comprendere un problema complesso, bisogna andare a studiare quali sono gli elementi di base, perché a volte magari qualcosa che ci sembra molto complesso, grande, quindi difficile da capire, in realtà poi è basato su elementi molto semplici che ci permettono di averne una comprensione più semplice, più facile. E quindi, prima di tutto, per capire la eterogeneità cellulare bisogna capire quali sono gli elementi di base di una cellula. Beh, questi sono alcuni che probabilmente avete già sentito nominare, probabilmente, come ad esempio il DNA e l'RNA. Il DNA, sappiamo, è quella sequenza che possiamo vedere essere come il grande libro delle istruzioni che ogni cellula ha, perché ogni singola cellula del nostro corpo alla fine contiene la stessa sequenza, le stesse istruzioni all'interno del suo DNA. Poi andiamo a vedere quello che invece è l'RNA, perché ovviamente il DNA è molto lungo, ma quello che interessa specificatamente la cellula sono particolari frammenti, particolari regioni che vengono chiamate geni. Questi geni possiamo vederli come le singole istruzioni all'interno di questo libro delle istruzioni, e l'RNA sono quindi copie di queste singole istruzioni. Però molto spesso viene dimenticata un elemento fondamentale nella cellula, che è l'epigenetica. Beh, diciamo, il DNA, ok, è un grande lungo filamento, però per ottimizzare gli spazi nella cellula questo viene compattato e agglomerato in strutture molto complesse.
lasciando però accessibili, si dice, quindi aperte, non arrotolate, solo a zone specifiche. Quindi possiamo andare a vedere queste zone specifiche, zone accessibili, come dei segnalibri, delle evidenziature in quello che è il libro, per, diciamo, ricordare alla cellula quali sono le istruzioni che deve effettivamente svolgere e concentrarsi su di quelle istruzioni. Quindi questi sono gli elementi di base, ma qual è la tecnologia che ci permette di andare a studiare questo tipo di informazione molto complessa? Beh, sono quelle che vengono chiamate le tecnologie di sequenziamento a singola cellula, in inglese single cell sequencing, che ci permettono di sequenziare il materiale genetico di ogni singola cellula per migliaia di cellule, abbiamo dataset anche di milioni di cellule. Queste due tecnologie sono particolarmente in uso, sono la single cell RNA-seq, che investiga il numero di geni scritti, quindi il numero di copie di istruzioni all'interno di una cellula, mentre la single cell ATAC-seq va a studiare le zone accessibili, quindi va a studiare quali sono le zone evidenziate nella cellula. Quindi noi prendiamo questi dati e andiamo a fare un profilo della cellula e andiamo a studiare l'eterogeneità cellulare, ovvero andiamo a raggruppare cellule che attraverso algoritmi informatici, ad esempio machine learning, che si sa è una parola che ormai è di uso comune, andiamo a raggrupparle cellule simili e andiamo poi a studiare perché vari gruppi sono diversi, perché è quello che ci interessa. Questo ad esempio è un'immagine di un lavoro che potrei fare qualsiasi giorno, in cui otteniamo questi simpatici grafi dove ogni singolo punto colorato è una cellula. Tant'è che questi punti colorati, piccola curiosità, uno degli strumenti più utilizzati per studiare questo tipo di dati si chiama appunto Seurat, come il noto pittore puntinista, da qui l'analogia con i nostri risultati. Però quali sono le ultime innovazioni in questo campo? Beh, negli ultimi anni, prima abbiamo parlato di queste due tecnologie, di solito si sceglieva quale performare su una singola cellula. Adesso le nuove tecnologie ci permettono di andare a fare queste due tecnologie sulla stessa cellula simultaneamente, ottenendo quindi il doppio di quella che è l'informazione per ogni singola cellula. Quindi si crea tutta una serie di necessità di creare modelli per studiare in modo coeso e intelligente l'unione di questi dati, ed è appunto quello che facciamo nel nostro lavoro. Ad esempio, quello che ho creato io è stato GAGAM, che è appunto un modello per studiare l'attività dei geni. Ok, quindi Lorenzo vi ha raccontato la prima parte di quello che facciamo a Smilis. Leonardo adesso vi parlerà di come invece la conoscenza esistente, formalizzata in modelli computazionali, si possa utilizzare per ottimizzare dei processi di fabbricazione utili allo sviluppo di nuovi terapeutici. Io sono Leonardo e mi occupo di metodi computazionali applicati alla biologia, in particolare di ottimizzazione via simulazione di sistemi biologici. Quando parliamo di modelli in vitro ci riferiamo a dei sistemi biologici che sono osservabili e controllabili e che vengono usati sia nella ricerca di base per conoscere meglio un modello biologico, sia in ricerca applicata, ad esempio per sperimentare nuovi protocolli terapeutici o nuovi farmaci. I modelli in vitro quindi accelerano le scoperte e il loro sviluppo e ci permettono di evitare molti test in vivo, cioè su esseri umani e animali. Tuttavia sono dei modelli semplificati della complessità che noi possiamo osservare negli esseri viventi e nonostante questo sono difficili da realizzare in maniera sistematica e replicabile. La biofabbricazione è una tecnologia emergente, cioè una tecnologia in rapido sviluppo ma non ancora matura, che serve per fabbricare tessuti e organi a partire da cellule e altri materiali biocompatibili che servono ad esempio come supporto strutturale. È una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria perché può essere utile sia nella ricerca biomedica che in quella farmacologica. È molto utile per la fabbricazione di modelli in vitro perché usando principi ingegneristici permette di rispettare i criteri di qualità elevata, riproducibilità e personalizzazione. Però anche questa tecnologia ha dei limiti, in particolare di costo, complessità delle tecniche che richiedono grande professionalità e di standard che non sono ancora codificati.
Gli strumenti computazionali che vengono usati per la biofabbricazione ricadono in queste quattro macro aree. Intelligenza artificiale e machine learning, che come per il lavoro che vi ha fatto vedere Lorenzo, servono in genere ad analizzare grosse mole di dati per ricavare dei modelli che vengono per questo chiamati data driven, cioè guidati dai dati. Per fare progettazione assisti dal computer, per realizzare ad esempio dei modelli per poi stampare in 3D, modellizzazione e simulazioni per prevedere come un modello si comporterà e l'ottimizzazione di questi modelli e del loro comportamento. In particolare io mi sono occupato di modellazione e simulazione di sistemi biologici e dell'ottimizzazione della loro biofabbricazione. L'ottimizzazione via simulazione quindi è composta da queste due componenti: la simulazione, secondo la quale il computer simula un modello matematico del sistema che stiamo esaminando e ne prevede il comportamento, le interazioni e l'evoluzione nel tempo. E invece nella parte di ottimizzazione il computer osserva il risultato finale di ripetute simulazioni e seleziona poi la combinazione di opzioni, ad esempio parametri iniziali e stimoli che vengono dati al sistema durante la sua evoluzione nel tempo, che portano al risultato migliore secondo degli obiettivi, che ad esempio nella biofabbricazione potrebbero essere la dimensione dell'organoide ottenuto, l'identità cellulare delle cellule che compongono il sistema biologico. Possiamo vedere la simulazione e l'ottimizzazione secondo questo esempio qui di una piantina. Noi abbiamo come obiettivo di coltivare una piantina da frutto. Non sappiamo qual è il protocollo giusto per farlo, possiamo simulare la crescita della piantina e abbiamo a disposizione per il suo protocollo di crescita due stimoli ambientali, luce solare e acqua. Vediamo che la prima simulazione non va proprio a buon fine perché la piantina muore presto, vediamo l'acqua quando ormai è troppo tardi. E quindi il risultato di questa simulazione viene osservato per dedurre delle conseguenze su quel protocollo. Quindi viene provato un altro protocollo, viene riavviata una simulazione, questa volta diamo un po' più acqua, però forse c'è troppo sole, quindi questa piantina di nuovo secca. Alla fine di un round di simulazioni molto elevato, otteniamo questo protocollo ottimo che ci permette di coltivare una piantina che arriva ad avere dei frutti. La stessa cosa viene applicata alle cellule. Qui noi partiamo da delle cellule staminali che vengono poste in un mezzo di coltura e vengono stimolate per crescere, riprodursi, poi per diversificarsi e alla fine diventare cellule epiteliali. E quindi questo è quello che facciamo noi nel nostro gruppo, abbiamo simulato l'ottimizzazione di un protocollo per la biofabbricazione di uno strato di epitelio, quindi di pelle. Ok. Quindi, riassumendo, da una parte ci occupiamo di estrarre nuove informazioni da grandi moli di dati, da sequenziamento di singola cellula, e dall'altra di utilizzare invece la conoscenza esistente per strutturare dei modelli computazionali del sistema e, tramite tecniche di ottimizzazione via simulazione, cercare di generare nuove ricette, diciamo, protocolli per fabbricare modelli in vitro più accurati per la ricerca di base farmacologica. C'è, e questo è quello che abbiamo fatto finora. Tra queste due attività c'è un potenziale punto di contatto che sono proprio i modelli computazionali. Infatti una sinergia possibile è quella di utilizzare le informazioni estratte dall'analisi da singola cellula per strutturare modelli computazionali da poi usare per l'ottimizzazione via simulazione. In questo modo chiuderemo un pochino il cerchio ed è questa la direzione in cui vogliamo proseguire per la restante parte dell'assegno finanziato da Just the Woman I Am. Quindi vi ringraziamo per l'attenzione e ringraziamo anche il gruppo Smilies che è composto da tutte queste persone che vedete nella slide e grazie mille.